Posso farla col cane l'intervista? In camera? Sì. Ciao a tutti, sono Giuseppe Natale, detto Peppe Natale, e sono il figlio di Babbo Natale. Principalmente ho accettato di fare questa intervista sul mio Babbo Natale perché la verità su di lui è distorta. Babbo ci ha lasciato. Babbo ci ha lasciato da qualche anno. E tutte le brutture che sono uscite su internet. Dai suoi vestiti con l'alcol, le prostitute. Ma alla fine che doveva fare mio babbo? Lavora un giorno all'anno, un giorno, e tutti gli altri giorni? Che cosa? Che video ci avete? Questo mi fa male, mi fa tanto male. Ogni cosa per Natale mi ricorda lui. Scusate, posso fumare? Sto accendendo il vaporatore, se lo so, resta un attimo. Io che cazzo, non lo so accendere. È tutta roba cinese, vedete? L'azienda sta fallendo. Gli elfi hanno fatto vertenza sindacale. Che cazzo vuoi? Lavori un giorno all'anno, tre pietra, arrivano le letterine. Poi da quando c'è stato quel problema con quel bambino che ha detto che mio babbo è entrato dentro casa, insomma, è stata la famiglia. Che c'entra mio padre, gli vuole bene ai bambini. Ce l'avete la foto che ho portato? Con babbo, stavamo lì, stavamo felici. Voglio che passi un messaggio. Quando vi dicono che Babbo Natale non esiste, non è vero. Babbo Natale esiste. Era mio padre, mio babbo Natale. Ma adesso sono i multinazionali che vi portano i regali. Perché babbo è morto. Mandate un aiuto al Libano che c'è qui sotto. E non lo dovete intestare nemmeno a Giuseppe Natale. No, mandatelo al Libano qui sotto. Magari non intestate a Michelangelo Gregori, questo mi serve, insomma. Mi fa male ripensare a mio babbo. Soprattutto adesso che arriva Natale. Tanti auguri di buon Natale a tutti. E felice anno nuovo! Grazie! Abbiamo finito? Sì! Oh, grazie a voi! Non c'ero stato mai uno stadio televisivo! Ma mignotte come siete messi? Piccolo aiutante di Babbo Natale? Dai, andiamo a mignotte!